Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un prodotto che non ci sarebbe dovuto essere, almeno attualmente, magari in futuro sì, ma adesso come adesso no. Ma visto che mia moglie mi ha fatto una sorpresa sorpresissima, direi, a Natale e me lo ha regalato senza che io ne sapessi assolutamente niente, anche se poi ho scoperto come ha fatto arrivare a regalarmi un prodotto del genere, dopo ci sono arrivato, nel senso che poi ovviamente glielo ho chiesto come hai fatto a arrivare a regalarmi un prodotto che comunque era nei miei pensieri ma che attualmente non avrei comprato. Ovviamente lei me l'ha detto perché ha praticamente scuriosando la mia lista di desideri di Amazon, ha visto che c'erano all'interno salvati alcuni droni, tra cui questo, quindi me l'ha regalato. E il drone di cui vi sto parlando ragazzi è veramente spettacolare, il Beta FPV 85X 4K. Ovviamente è un mini drone, ma ha delle caratteristiche allucinanti, soprattutto dal comparto video. È un drone che pesa veramente poco, pesa 88 grammi senza le batterie, supporta batterie da 450 mAh 4S, quindi un drone che super divertente perché fa cose pazzesche ma con una qualità video veramente ottima, almeno sulla carta. Adesso andremo a vedere anche da vicino il perché vi sto dicendo queste cose. Era questo uno dei motivi per cui l'avevo salvato nella mia lista di desideri di Amazon, perché comunque ero curioso di avere un mini drone di queste dimensioni, super maneggevole, super compatto, super sicuro perché è tutto protetto, e allo stesso tempo però con caratteristiche video interessanti, soprattutto interessanti sia a livello di qualità che anche proprio a livello di configurazione della fotocamera. Quindi adesso, senza perdere altro tempo, guardiamo da vicino un attimo questo super mini drone, o meglio questo super regalo che mi ha fatto mia moglie della Beta FPV, e poi guardiamo da vicino il discorso della fotocamera. Quindi adesso guardiamolo da vicino. Ok, allora la scatolina super semplice, piccolissima, andiamo ad aprirla. Ecco qua, troviamo la spugnettina protettiva e qua dentro troviamo il nostro super mini drone. Vedete che la cosa che parte subito all'occhio è il discorso che ha due fotocamere, appunto perché una è per il discorso FPV, quindi nei nostri occhiali vedremo cosa inquadra una fotocamera, mentre l'altra è quella che fa la registrazione in 4K 30 fps, o addirittura a 2.7K 60 fps. Poi nella confezione c'è poco niente, troviamo il filtro ND8. Questo filtro ND8, che è già incluso nella confezione, ci permette, andandolo a installare sulla fotocamera, di andare a eliminare l'effetto yellow. Poi abbiamo un cartoncino pubblicitario della Beta FPV. Ecco, tutto quello che c'è all'interno della confezione ragazzi, questo veramente c'è poco niente, anche perché non serve avere molto di più, a parte quello che poi servirà per pilotare il nostro drone. Quindi il drone, come vi dicevo prima, è super compatto, super leggero. Allora, le cose interessanti sono la parte video, che infatti qua vedete c'è l'alloggio per poter mettere la micro SD. Qua abbiamo una presa micro USB per collegare il drone al PC, ma non per il discorso Betafly, che invece si userà questa presa micro USB. Sì, perché lui ha due prese micro USB, cioè in una dimensione veramente ridotta ha questa presa sotto micro USB per collegarlo a Betafly, quindi configurare, modificare quello che è la configurazione del drone, anche se lui è già preimpostato per volare in maniera ottimale. Poi lo si può andare ovviamente a modificare in tutti i suoi parametri. Poi qua abbiamo un'altra micro USB per collegare, diciamo, proprio la parte video, quindi andare a collegare al PC direttamente per vedere i file video che abbiamo salvato sulla SD e via dicendo. Ma adesso andiamo a vedere cosa ha di veramente interessante dal punto di vista video. La cosa bella che mi fa impazzire, ed era uno dei motivi per cui poi l'avevo salvato nella mia lista di desideri, è questa. Allora, andando ad accendere il drone, quindi andiamo a collegare la batteria, una volta che il drone è acceso andiamo a cliccare, vedete qua da parte ci sono due tasti microscopici che servono appunto per la configurazione, passare alle varie modalità della fotocamera. Però se io tengo premuto per 5 secondi il primo tastino, quello più avanti, vedrete che qua da parte inizierà a lampeggiare un LED. Ok, vedete che lampeggia un LED verde. A questo punto lui è entrato in modalità Wi-Fi. Cosa vuol dire modalità Wi-Fi? Vuol dire che all'interno del mio telefono vedrò le opzioni della fotocamera. Infatti io adesso vado nel Wi-Fi, vedete che c'è CADES K1C92, che sarebbe la fotocamera installata sul mio mini drone. Vado a cliccarci, si connette, quindi
andrò a scaricare l'applicazione Cadex FPV, che è questa, ok? Questa applicazione è quella della fotocamera, per intenderci, la stessa azienda che fa la fotocamera fa l'applicazione. Vado ad aprirla, quindi a questo punto andrò a fare connect e uno, vedete che il drone comunica in tempo reale con lo smartphone in connessione wifi, ma la cosa più interessante è che da qua posso andare a modificare tutte le opzioni che voglio. Infatti se io vado a cliccare qua in alto, vedete quanti parametri posso andare a modificare della fotocamera, veramente una cosa esagerata. Posso andare a modificare la risoluzione, vedete, dai 4K a 30 fps fino addirittura a 1080-90 fps o addirittura 2.7K a 60 fps, che secondo me è una risoluzione ideale per avere qualità e anche comunque un frame bello elevato. Qua abbiamo la lunghezza dei singoli video, che possiamo andare a decidere di quanto vogliamo siano lunghi i singoli video. Poi abbiamo l'audio con on o off, ovviamente, perché ovviamente questa scheda video è in grado anche di registrare audio, quindi lei registra sia video che audio. E qua un'altra cosa interessante, guardate anche la registrazione, cioè il tipo di codifica del nostro video. Possiamo scegliere se H264, cioè quella più rinomata, o l'ultima arrivata, l'H265, quindi anche qua possiamo avere una scelta delle due codifiche più usate, e quella più un po' più vecchiotta ma quella più utilizzata, o l'ultima arrivata, l'H265, un'altra cosa veramente interessante. Poi dopo abbiamo un sacco di parametri che possiamo andare a toccare per quanto riguarda la fotocamera. Vedete l'ISO, se lasciarlo su auto o andare noi a metterlo in manuale. Poi possiamo andare anche a modificare tutto quello che sono le caratteristiche, o meglio l'impostazione della fotocamera, dall'esposizione alla regolazione del bianco, l'ISO, veramente c'è di tutto. Possiamo lasciare su auto, andare a mettere in manuale. Qua abbiamo anche la stabilizzazione, che possiamo andare a attivare o disattivare, perché ha una stabilizzazione questa fotocamera, ovviamente elettronica. Il bitrate, cosa molto importante, più il bitrate sarà alto più la qualità video a livello di dettaglio sarà maggiore, ma ovviamente anche l'ingombro poi a livello di mega all'interno della nostra SD sarà maggiore, quindi il file diventerà molto più grosso, il contrasto, la saturazione, cioè veramente possiamo andare a modificare tutti quelli che sono i parametri di questa fotocamera. È una cosa veramente allucinante, secondo me, se la calcoliamo su un drone che pesa 88 grammi senza le batterie, quindi veramente super super interessante. Poi, tolto il discorso della fotocamera, i motori sono motori da 5000 kW e diciamo che le prestazioni di questo mini drone sono veramente super. Ovviamente è disponibile, aspettate che lo vado a spegnere. Ok, questo mini drone è disponibile in più versioni, siccome che è venduto pronto al volo, nel senso che basta collegarci la radio e metterci le batterie e lui è pronto a volare. In questa versione, che era quella che avevo salvato io nella mia lista di desideri, era salvato con la ricevente per FR Sky, però c'è per la Fly Sky, veramente c'è per varie riceventi, o addirittura la versione senza ricevente, uno ci mette quella che vuole, quindi c'è la possibilità di acquistarlo sia con la ricevente diciamo compatibile con le proprie radio che si hanno già, o acquistarlo senza ricevente e metterci noi una ricevente che vogliamo. La fotocamera è inclinabile, perché comunque è fissata con due viti qua lateralmente, quindi la si può inclinare. E una cosa che non ho detto, mi sa, all'inizio del video, che la fotocamera è una Cadex Tarsier, ed è questo, nel caso vogliate andare a vedere proprio l'azienda che fa la fotocamera, perché poi vi lascio nel link comunque il prodotto, cioè nel senso questo mini drone. Però se volete andare a dare un'occhiata alla fotocamera, che comunque è installabile su più droni, non solo su questo, nel senso che uno, se si vuole costruire un drone, ci può mettere questa fotocamera e ci può mettere questa Cadex Tarsier, che secondo me è veramente interessante, soprattutto per il discorso della connessione wifi con il telefono, per andare a configurare tutte le varie impostazioni che veramente fanno fare un salto di qualità queste micro fotocamere sotto ogni punto di vista, oltre alla risoluzione, che come avete visto arriva a 4K a 30 fps o 2.7K a 60 fps, ma anche andare a cambiare addirittura il formato video, avete visto, da H2 64 a H265, cioè veramente un sacco di possibilità di regolare la luce, il contrasto, il bianco, l'esposizione, se
se attivare o disattivare la stabilizzazione elettronica, cioè veramente tanta roba. Quindi ragazzi, questo video era solo un video introduttivo perché comunque non era programmato, è solo che me lo sono trovato a Natale, ringrazio ancora mia moglie per il regalo, ma è stato veramente inaspettato, quindi non potevo che portarvelo sul canale da farvelo vedere e poi prossimamente, meteo permettendo, perché comunque non siamo in una stagione, diciamo, adattissima a volare in continuazione, ve lo porterò sul canale con i primi voli, le prime impressioni e soprattutto se non lo sfascio prima, perché comunque super interessante e soprattutto in teoria anche resistente agli urti, visto che è tutto diciamo protetto. Il telaio sotto, non mi ricordo se ve ne ho parlato prima, è in carbonio, quindi ha il suo frame in carbonio, cioè veramente è piccolo, ma proprio di tutto. Qua dietro ha tutta la serie di LED che ci indica la varie situazioni che sta affrontando il drone in quel momento. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questo drone inaspettato della Beta FPV, l'85X4K, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao! Yeah.